dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Dio Giovanni, vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono e agli angeli vivienti e agli anziani. Il loro numero era un miliardo di miliardi di miliardi di miliardi, si diceva una voce. L'agnello che è stato immolato e degno di ricevere il tutto. Potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore e colore a te. Certo, Signore, tu lo
consacra interamente a Dio attraverso i voti di castità, di povertà e di obbedienza, e vive la sua vita nella preghiera, nelle piccole cose, nel fare bene le piccole cose di ogni giorno, soprattutto nel convento, avendo un'attenzione particolare dei poveri, dei malati, i bisognosi. Però che cosa succede? Misterioso.
poi sarà lui a renderlo grande. E allora, se noi vogliamo un miracolo nella nostra vita, e il vero miracolo, sapete qual è oggi? Che noi riusciamo a cambiare noi stessi, che noi per cui diventiamo più buoni, più pazienti, più misericordiosi, che siamo fedeli agli impegni, agli impegni del matrimonio, agli impegni della vita, agli impegni appunto della famiglia, agli impegni della tesi, che siamo coerenti. Oggi, sapete, l'impegno più grande è essere uomini, essere donne, essere persone. Oggi questo è il vero miracolo, questo è il vero miracolo che dovremmo veramente chiedere al Signore. Questo è possibile se abbiamo una fede più grande. E la fede ha sempre insieme con l'amore. Allora, se la fede è piccola, anche la fede è piccola. Da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno di pregare di più, abbiamo bisogno di stare un po' di più con Gesù, di ricordarci dal primo posto che non è per Lui. Se mettiamo Lui al primo posto, sarà Lui a metterci al posto. Segno di
Signore Gesù Cristo, che hai diretto i piccoli e hai detto, chi accoglie uno di loro, accoglie me. Esaudisci le nostre preghiere per questi bambini. Tu che li hai fatti rinascere nel battesimo, custodisci e proteggi in sempre per l'intercessione di San Salvatore la Orta, perché nel provvedire degli anni rendano libera testimonianza della loro fede e forti della tua amicizia, perseverino con la grazia dello Spirito, della speranza dei beni futuri. Tu che vive bene nei secoli dei secoli.
quanti si trovano a vivere difficili situazioni di sofferenza a causa della salute precaria, dell'indigenza o della divisione, perché si aprono per loro orizzonti di speranza. Preghiamo. Per le giovani generazioni che si accingono ad assumere le responsabilità di questa nostra società, perché rifiutino ogni compromesso con il male e si impegnino per una convivenza più umana, secondo il progetto di Dio. Preghiamo. Per le nostre famiglie, perché l'amore superi ogni conflitto e i figli siano iniziati ad una vita evangelica, all'insegna dell'accoglienza reciproca e della generosità gratuita. Preghiamo. Preghiamo. Signore, vieni a nostro aiuto. Con questo Padre che vi diamo,
mistero della fede. Yeah.
assegnati al divino volere. Desideriamo uno zelo santo che ci spinga ad operare attivamente per la salute della nostra anima ed essere strumento di salvezza per i nostri fratelli. Assieme a queste grazie, ottienici dal Signore tutte quelle virtù che ci sono necessarie per l'adempimento di tutti i nostri doveri, affinché imitando per quanto possibile le tue virtù eroiche, possiamo esprimere la nostra fedeltà a Dio. A te dunque, in questo giorno solenne, o nostro celeste protettore, raccomandiamo la fedele sposa di Gesù Cristo, la Santa Madre Chiesa, difendila sempre dagli assalti dei suoi nemici. Ti raccomandiamo un sommo pontefice, vicario di Cristo in terra, il nostro vescovo, pastore delle nostre anime e tutti i sacerdoti che si interessano della nostra salvezza. Ti raccomandiamo la terra di Sardegna, ma anche la nostra città di Molfetta, la nostra terra di Puglia, che ebbe la fortuna di ospitarti e che oggi ha l'onore di possedere i resti mortali. Allontana dalle sue e dalle nostre popolazioni ogni calamità, ogni tragedia, e fa che sempre come per il passato conservi intatto il patrimonio della fede. Affidiamo alla tua comprensione e pietà tutti i nostri bisogni spirituali e materiali, tutte le ansie e preoccupazioni e desideri dei nostri parenti, amici e avversari, e ottienici oggi quella grazia che tu sai urgente e necessaria al nostro spirituale vantaggio e che meglio potrà servirci come mezzo per la nostra salute eterna. Fortificaci contro l'insieme al mondo, difendici dai nemici, liberaci dai pericoli dell'anima e del corpo e concedici la grazia di vivere uniti sempre con Dio qui in terra per poter un giorno giungere a goderlo con te eternamente in cielo. Amen.
subito dopo, intanto di San Salvatorino, prego, di sedervi, aspettate, di sedervi, così possono passare gli associati a darvi il pane benedetto. Pane 1, se mi serve il pane benedetto,